È un regalo di Natale che ti sei fatta, ricominciare da Firenze? Sì, è un regalo di Natale, se così si può chiamare. Sono molto contenta in realtà, insomma, ho avuto davvero un'accoglienza più che calorosa, non solo da parte della società, ma anche delle compagne, quindi effettivamente si può chiamare un regalo. Qual è il motivo che ti ha spinta a dire di sì alla proposta di Firenze? Ma guarda, effettivamente è stata una squadra che secondo me è stata un po' sfortunata e non merita il posto in classifica che ha in questo momento, e mi hanno dimostrato molta fiducia e credo che davvero meriti di più, e quindi insomma io ho accolto con davvero molta, molta gioia questa nuova sfida, importante sfida, e quindi sono qui per cercare di decisamente migliorare questi risultati in classifica, ecco. Stamattina, se non sbaglio, Marta Becchis, nuova palleggiatrice di Bisonte Firenze, primo allenamento con le nuove compagne, com'è andata? È andata molto bene, abbiamo fatto un allenamento comunque di conoscenza, ecco, e questa sera continueremo, anzi spingeremo forse ancora di più, e insomma anche perché riprendiamo anche da una piccola pausa di Natale, quindi insomma ci sarà da lavorare tanto. E siamo qui per questo, quindi insomma. È una salvezza ancora possibile? Tu hai detto una squadra sfortunata. Ma guarda, io credo proprio di sì. Ho accettato questa proposta di venire al Bisonte Firenze proprio per San Casciano, per provare a vincere questa sfida, ecco. Quindi credo decisamente che ci siano tutte le possibilità. Poi è chiaro che insomma non sarà semplice, che dovremo comunque lavorare tanto e lottare con tutte le squadre. Diciamo che il campionato italiano quest'anno ha davvero un livello molto molto alto, e quindi ogni partita sarà una sfida e non semplice da portare dalla nostra parte, però insomma siamo qui per questo. Assolutamente, no? Nel salutarti, c'è qualche rivincita a livello personale che speri o punti a prenderti con questa chance da protagonista che avrai a Firenze rispetto a quella che era stata la tua precedenza esperienza nel nostro campionato? Ma guarda, no, in realtà non voglio parlare di rivincite, perché effettivamente non ho nessuna rivincita da prendere contro nessuno, quindi ho voglia di dimostrare, ho voglia di far bene, ho voglia che questa squadra faccia bene, quindi insomma non vedo l'ora di iniziare, ecco. In bocca al lupo Marta, allora, e a presto su Sportiva. Grazie, crepi il lupo, ciao a tutti.